Finisce con un pari e tante polemiche dell'Orvietana contro l'arbitro, una gara comunque combattutissima, conferma che nessuno in questo campionato molla la presa. Fiorucci deve fare a meno di Alagia, Carletti ed Omorria, recupera invece Mignani in attacco, dove è confermato Di Natale accanto ad un Tomassini con un'inedita maglia numero 10. Un giovane in più quindi per l'Orvietana nella formazione base. Dall'altra parte Nofri rispetto a domenica scorsa lascia in panchina Breu e Sabatini in attacco e l'ex di turno Simoncini in difesa. Gara subito giocata a viso aperto, già al terzo minuto Garufi prova da fuori area dopo la respinta di Marricchi su una palla velenosa che proveniva dalla sua sinistra. La risposta dell'Orvietana è con Ricci che vede lo spazio per la conclusione, che però viene parata e da successivo calcio d'angolo Borgo colpisce di testa e chiama ancora all'intervento della Pina. Ma dopo un avvio un po' più spumeggiante la partita si addormenta un po', bisogna aspettare il ventesimo quando sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi su calcio d'angolo di Garufi, trova la spizzata Sirbu ma il pallone esce seppur di poco. La gara si fa confusa, le trame di gioco non si riescono a sviluppare da entrambi le parti, il ritmo si abbassa alla mezz'ora, altra ripartenza del Flaminia, sempre sfruttando la propria fascia destra, arriva un pallone invitante per Padovano che però non trova la mira. Il finale di tempo porta alle proteste di cui dicevamo all'inizio, al 36esimo gol prima assegnato e poi annullato all'Orvietana, palla che arriva in area per il cross di Frabotta, colpisce di testa Tomassini, la posizione di Mignani sotto porta è sospetta ma l'assistente rimane giù con la bandierina, ci sta anche un contatto con il portiere, alla fine Tomassini mette la palla in rete, l'arbitro assegna il gol in un primo momento, poi ci ripensa su suggerimento dell'assistente, chissà, forse la posizione inizialmente di Mignani era diventata di fuori gioco nel secondo tocco di Tomassini, difficile da stabilirlo. Passano tre minuti e ancora proteste dell'Orvietana per questo intervento su Di Natale in area. Filippo è diretto a rete, alla porta davanti a sé e viene messo giù. L'arbitro a due passi fa ampi cenni che si può proseguire mandando su tutte le furie giocatori in campo, la panchina e soprattutto la tribuna del Muzzi. La ripresa comincia ancora con l'eco delle proteste per il mancato rigore su Di Natale e il rigore arriva, ma arriva per il Flaminia al minuto 12 quando Frabotta interviene su Padovano al limite dell'area. Gasperini va sul dischetto, il rigore sembra netto e Gasperini appunto spiazza Marricchi e sblocca il risultato. Flaminia dunque in vantaggio al Muzzi. La risposta dell'Orvietana arriva due minuti dopo quando Caravaggi suggerisce in area per Rosini, il cui colpo di testa però finisce a lato. Nell'Orvietana entra Rinaldi, dall'altra parte dentro l'ex Simoncini e i padroni di casa trovano il pareggio al minuto 27. Funziona benissimo ancora l'asse Frabotta Tomassini come due settimane fa contro il Grosseto. Ancora cross dell'esterno e colpo di testa vincente della punta. 11 gol per Tomassini che o con la maglia numero 9 o con la maglia numero 10 la porta la trova lo stesso. Nell'occasione salta più in alto di tutti e rimane su anche per un lungo tempo, quello necessario a gonfiare la rete per un pari più che meritato. L'Orvietana ora va un po' sulle ali dell'entusiasmo per il pareggio raggiunto, è la mezz'ora quando sulla ribattuta della difesa dopo l'ennesimo calcio d'angolo, alla fine se ne conteranno 11 per i biancorossi, Proietto va al tiro da fuori ma non è fortunato. La partita diventa nervosa, Simonelli provoca Siciliano che però non abbocca, l'arbitro fatica un po' a tenere le redini della situazione. Rischia l'Orvietana invece al 35esimo, brutto il disimpegno che mette Abreu nella condizione di tirare in porta, ci pensa però Marricchi. Poco dopo nell'Orvietana entrano anche Chiaverini e Purgatorio per Mignani e Di Natale. Orvietana quindi finisce con 3-2005 in campo. Al 90esimo meno preciso il colpo di testa di Tomassini su suggerimento di Rinaldi e poi appunto l'11esimo corner per l'Orvietana proprio al quarto minuto di recupero riporta la palla in area ma è ormai l'ultima azione del match, finisce 1-1.